finalmente il video haul di Los Angeles è qui, ce la stiamo facendo. Mi faccio perdonare, vi prometto, perché sì, mi sono fatta aspettare, cioè mi sono fatta desiderare tanto per questo video, ma mi faccio perdonare perché questo video haul, attenzione rullo dei tamburi, è un video haul pazzesco. Non credo di aver mai fatto un video haul pazzesco, super mega pazzesco galattico come quello di oggi, perché davvero ho un problema, quindi ammettiamolo. E quindi allora, gli ultimi acquisti sono tantissimi, acquisti di Los Angeles, ma non solo, acquisti che ho fatto un po' prima, un po' dopo, e acquisti e prodotti che mi sono arrivati dalle aziende cosmetiche, quindi le ultimissime novità in anteprima e un sacco di altre cosine. Veramente questo video non finirà più, quindi prepariamoci una mega carrellata di acquisti di shopping pazzo. In realtà il video haul di Los Angeles avete deciso voi che devo filmarlo oggi, perché avevo un dubbio tra due video. Uno erano 5 segreti di bellezza che nessuno conosce, anche questo fatemi sapere se è un video che vi può interessare, e poi già ne avevo fatto uno simile tempo fa, ma adesso ho altri nuovi segreti da farvi scoprire. Ma poi avevo ancora tutte le cose da spacchettare, tutte le borse, tutti i pacchetti, tutte le buste, e quindi mi sono detta facciamo scegliere loro, perché veramente non sapevo che cosa filmare. Quindi ho visto che ha stravinto sia su Instagram che su Facebook il video haul di Los Angeles, quindi questo è quello che filmeremo oggi. 1, 2, 3, pronti, attenti, via. Prima busta da aprire assieme, questa mi è appena arrivata da Urban Decay, ancora non ho controllato di che cosa si tratta, ancora non ho guardato cosa c'è dentro, quindi spacchetteremo veramente insieme questa busta. Ogni volta che vedo una busta del genere che mi arriva in posta, veramente sono lì che salto come una matta, perché sono sempre cose pazzesche. Voi lo sapete, amo Urban Decay da sempre, da molto prima di iniziare a fare video. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Allora, questa è la palette Gwen Stefani che già avevo messo in palio su Instagram in uno dei miei giveaway. Ed eccola qua. Ah no, questa in realtà, no, mi sono sbagliata, mi sembrava che fosse di un altro colore. Si sono svampita, lo so, non è che è una novità. Comunque, questa è la palette che è molto simile alla palette di Ombretti, ma in realtà questa è una palette da blush e illuminanti. Sono molto molto carini, spero riesca a rendere il colore in videocamera, molto belli e molto bella la palette. Poi ci sono 6 rossetti, anche questi tutti della collezione Gwen Stefani. Questi sono tutti prodotti della collezione Gwen Stefani, riconoscibilissimi dal packaging, e sono appunto, vanno tutti sulle tonalità del rosso, del bordeaux, a parte uno che è un nude e uno che è un viola. Sono molto carini e voglio vedere il packaging. Ho swatchato quello nude e credo siano tutti sheer, quindi tutti traslucidi. Questo viola è un pochino più più opaco, nel senso che è un pochino più scrivente, ma comunque traslucido come colorazione, molto bello però anche il packaging. Poi qui c'è un make up setting spray, questo è uno spray che va a fissare il trucco. E poi qui c'è, allora, che cos'è questo? Questo è un prodotto per sopracciglia, che carina! Oddio, è bellissima, è una palettina per sopracciglia, credo sia il prodotto per sopracciglia più figo che io abbia mai visto. Allora, sotto ci sono i pennellini con lo specchio, e sopra, perché ha 2 scompartimenti, che figata questa cosa, e sopra naturalmente ci sono i colori. A me hanno spedito naturalmente i colori per le bionde, quindi è fantastico perché ho appena finito la mia matita per sopracciglia, quindi adesso so che cosa userò dopo la matita. E questo invece sotto è sicuramente il fissante, tipo una cera che va a fissare il colore sulle sopracciglia. Questa palettina è una figata, l'amo. Poi ci sono, allora, queste sono invece tutte matite, e sono, credo, tutte matite, sì, sono tutte matite labbra, anche queste sono più o meno, anzi sono degli stessi colori dei rossetti, quindi perfetto in abbinamento. E poi, come sapete, sono stata anche da Victoria's Secret a Los Angeles, naturalmente non potevo non passare da Victoria's Secret, ma ahimè non sono stata da Victoria's Secret in centro, perché tra una cosa e l'altra non ce l'ho fatta, ma sono stata nel Victoria's Secret dell'aeroporto, che come sapete non ha i reggiseni, non chiedetemi perché, non l'ho mai capito. E quindi ho preso, adesso vi faccio vedere. Allora, prima cosa, naturalmente chiudono tutto in queste buste, e questo è un video haul molto molto genuino, perché è veramente ancora tutto bustato, tutto impacchettato. E ho preso 3 creme per il corpo, io uso tantissime tantissime creme per il corpo, veramente penso che un tubo così mi duri tipo 2 settimane, quindi niente. E quindi hanno usato tutte le creme corpo che avevano, non ho badato al packaging, ma ho preso quelle che mi ispiravano di più come profumo. E allora ho preso Coconut Passion, perché io vado matta per il cocco,
E questa ha un profumo di cocco, un profumo di spiaggia tropicale, tipo ai Caraibi, pazzesca veramente. Questa ve la consiglio se vi piace il cocco. Poi questa invece si chiama Winter Cranberry, il packaging è molto carino di questa e sa veramente, sa proprio di lampone, è fantastica. Le creme Victoria's Secret hanno delle profumazioni imbattibili. E poi c'è questa che è Snow Mint e questa profuma di menta, menta dolce, mamma mia, sono pazzesca veramente. Se passate per un qualsiasi Victoria's Secret, annusate i loro profumi, annusate le loro creme, vi garantisco che non riuscite ad uscire senza un prodotto in mano. E poi ho preso, allora, avete presente il mio beauty case di Hello Kitty, quello quadrato di MAC che avevo preso tipo nel 2009? C'è il video di quel video là, vecchissimo, dei tempi della pietra praticamente, ok. Io mi sono auto obbligata a comprarne uno nuovo, perché nonostante io ami quel beauty case di Hello Kitty, oramai sono passati tipo 7 anni ed è completamente distrutto e rovinato, veramente in condizioni pessime. E quindi ho preso questo, che ha la stessa identica forma, perché mi trovo molto bene con i beauty case di questa forma, con il manico, posso portarli anche così se voglio. E mi piaceva un sacco... naturalmente il colore, perché il rosa, insomma, un po' il colore di Victoria's Secret, un po' il colore della busta così rosa a righette, e poi anche il nero ci sta molto molto bene, non è completamente rigido ma è molto è di una buona fattura, insomma è resistente, quindi questo sarà il mio nuovo beauty case per i viaggi, insomma mi piace un sacco e vi garantisco che ci sta molta molta roba, perché è leggermente più grande di quello di Hello Kitty e già lì ci stava veramente troppa roba. Poi altra cosa che ho preso, allora, io ho sempre avuto problemi a farvi vedere la mia biancheria intima su internet, ma mi sono fatto un discorso con me stessa e quindi questa volta ve la farò vedere. Purtroppo non ho potuto prendere reggiseni, perché negli aeroporti, non capisco il perché, non esistono, e quindi ho preso, allora, solo slip, naturalmente l'avrete capito, questo primo paio, semplicissime, comodissime, e che uso solo per dormire, si può dire, non è figo, però insomma queste le uso solo per dormire, e sono nere con questo pizzetto bianco e fiocchetto bianco. Poi allora, queste già le ho in altre colorazioni e mi piace come forma, sono comode. Tutta la biancheria di Victoria's Secret è comoda ma ottima. Io ho completini che indosso da anni e sono identici, li lavo in lavatrice 40 gradi, veramente adesso ci diamo i consigli da Caseling, però vi giuro che rimangono uguali, quindi sono di ottima qualità. Quindi questi slip neri, semplicissimi, con un po' di trasparenza così davanti. Poi anche questi per dormire sono... bianchi e neri con un po' di pizzo davanti, cuoricino, anzi fiocchettino, e morbidi. Poi questi come colore non mi facevano impazzire, ma mi piaceva il fatto che dietro avessero questa cordicella così con questo fiocchetto verde menta, non lo so, insomma mi sono sembrati carini. E poi allora ci sono, vabbè, questi idem, li ho presi proprio comodi, sono neri e ai lati hanno questo pizzo così un po' frufru. Poi, allora, ho preso un altro paio di neri come quello prima, ma insomma mi piace un sacco l'intimo nero, l'avrete capito. E poi queste, che in realtà piacevano a Tomas, e quindi ho preso queste rosse così con i cuoricini, con il pizzo tutto attorno. Anche queste sono molto molto morbide e quindi sì, purtroppo altre cosine non ho trovato in questo Victoria's Secret in aeroporto, che era piccolino, ma appena torno negli Stati Uniti o vado a Londra mi rifaccio. E altra cosa che ho preso, allora, La La Land. Allora, ok, io mi rendo conto, ma queste sono le tipiche robe da turista che io ogni volta che vado a Los Angeles devo comprare, quindi anche questa volta sono tornata con almeno un paio di robe tipiche da turista, e quindi ho preso il portachiavi con la stella della Walk of Fame, praticamente con il mio nome, perché ho trovato il nome Nicole, quindi insomma appena lo vedo io come bambini, ah, c'è il mio nome, e l'ho preso subito. E poi un'altra cosa che probabilmente non userò mai, ma no, penso proprio di
sì, è questo, che questo l'avevo visto a luglio quando sono stata a Los Angeles e non l'ho preso, mi sono detta no, non mi starà in valigia, no, no, cosa me ne faccio, e poi mi sono talmente pentita di non averlo preso che adesso che ci sono tornata l'ho preso, e quindi è lui, il bicchiere stile Starbucks ma tutto glitterato rosa con insomma Hollywood e la stella argentata. Amo questo bicchiere veramente, c'è anche la cannuccia in plastica, così lo userò semplicemente per bere acqua in giro per casa e quando filmo eccetera. Ho sempre una bottiglietta d'acqua, quindi da adesso in poi non avrò più la bottiglietta d'acqua sfigatissima, ma avrò questa figata di bicchiere da Hollywood. Vi prego, ditemi che lo userò e che è una roba utile. Poi mega acquisto che ho fatto, questo l'ho preso a Venezia prima di partire per Los Angeles, e questo è un mega 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 acquisto Dior, è una cosa che volevo prendere da tanto veramente, e finalmente mi sono decisa perché l'ho trovata, quindi è al femminile. Questa è la, aiuto, questa è la scatola Dior, non si vede molto perché questa luce è patetica, perché fuori già quasi è buio. Questa è la dust bag con questo cigno molto carino, la scritta Dior, e all'interno, se mi seguite su Instagram già l'avete vista in, credo, due post, quindi se avete l'occhio da falco, l'occhio da aquila, non so quale dei due animali abbia la vista migliore, ma insomma già la conoscete, tararan, eccola qua. Questa è la mia nuova Lady Dior, sì lo so, ho un problema perché continuo a comprare un sacco di borse, ma mi piacciono e quindi insomma sono veramente troppo troppo contenta di questo acquisto. Ha la tracolla ed è in pelle laccata e quindi insomma mi fa impazzire questa borsa. Sono corsa a comprarmi anche lo smalto dello stesso colore da abbinare, l'ho trovato da Essie, è fantastica veramente, nonostante non sembri, ma ci sta parecchia roba all'interno, non pensate insomma. Quindi questo è l'interno, vi faccio vedere, si alza così, è una semplice chiusura insomma così, e poi all'interno c'è soltanto una tasca separata e poi il resto è insomma l'interno della borsa. Vi devo dire che mi trovo molto molto bene con questa borsa, appunto perché dentro ci sta un po' più di roba di quanto pensassi. Ero indecisa tra questo, tra questa grandezza e quella leggermente più grande, ma questa era molto più carina e l'altra non aveva la tracolla, o perlomeno la tracolla c'era ma corta mi sembra, quindi insomma questo modello provato mi è piaciuto molto molto di più. Poi mi è arrivato questo mega pacco da Collistar, che è veramente una confezione che non avevo mai visto, e si chiama Ti Amo 500 naturalmente, è molto molto carino veramente, si apre in questo modo, faccio vedere, ta-ta-ra, ta-ta-ra, e qui dentro c'è la nuovissima, sì lo so è una figata pazzesca, e qui dentro c'è la nuovissima collezione. Andiamo a spacchettare assieme i prodotti perché ancora non li ho aperti. Prima confezione è questa con la scritta rosa e vediamo che cosa c'è. Molto molto carino il packaging, devo dire, mi piace molto, e vediamo l'interno. Ah, che figata, sono delle polveri, quindi sì, penso si possa usare sia come fard che come ombretti che come illuminante. È molto carino il disegnino con l'automobile e molto molto belli i colori. Poi c'è questo bellissimo smalto fucsia satinato, devo vedere la coprenza di questo smalto com'è, ma per l'estate, per la primavera finalmente si riniziano a vedere questi colori più forti, più accesi insomma, quindi mi mettono allegria. Poi qui c'è un'altra mini confezione, questo credo proprio che sia un ombretto. Sì, infatti è un ombretto, è tipo un color sabbia brillantinato, anche questo insomma con l'abbronzatura che io spero un giorno di avere. Altro ombretto, anche questo con il packaging rosa, vediamo di che colore è questo ombretto. Ah, questo invece è diverso rispetto all'altro, questo è un ombretto wet and dry, quindi si può usare sia asciutto che bagnato. Che figata, questi bagnati sono pazzeschi, sono molto molto luminosi, e questo è un color pesca che mi ricorda un sacco il NARS Orgasm, quel blush famosissimo insomma che tutti ormai conoscete sicuramente. Poi in questa scatola c'è un rossetto e una matita labbra invece, che presumo vadano indossate assieme. Il packaging di questa collezione mi fa impazzire, è bellissimo, e questo è un rossetto che si abbina molto in realtà all'ombretto che vi ho appena fatto vedere, quel pesca dorato, e anche la matita insomma. Sì, è di un color pesca bellissimo, questa matita è stupenda, ha un colore pazzesco. Poi c'è un mascara, vediamo di che colore, wow, questo è di un blu turchese fantastico, anche questo è un colore pazzo proprio per l'estate, per la primavera, insomma ci piacciono questi colori accesi finalmente, era ora.
Poi qui c'è un gloss, questo è un color carne brillantinato e presumo che sia traslucido, molto molto carino. E poi invece qui che cosa c'è? Qui c'è un eyeliner, benissimo, perché ho sempre bisogno di eyeliner, sto usando solo eyeliner liquidi ultimamente, ma questo è un colore pazzesco, non è un nero come io mi aspettavo, ma è un blu metallizzato. Wow, no, questo devo assolutamente usarlo in un tutorial, è fantastico questo colore. E questo è un pacchetto che ho ricevuto da Inglot e ero emozionata quando mi è arrivato perché è praticamente il primo pacco Inglot che ricevo ed è pieno di cosine bellissime. Tra l'altro, appunto, è un pacchetto che ho ricevuto subito dopo le feste o sotto le feste natalizie, ma mi stavo trasferendo in quel periodo, quindi questo pacchetto l'ho ritrovato in questo preciso istante perché veramente trasferirsi dall'Olanda a all'Italia non è facile. E questo, insomma, mi hanno mandato anche questo carinissimo messaggio d'auguri. E poi questo pacco è pieno, pieno, pieno di cosine strafighe. Allora, prima tra tutte è questa che, vi giuro, io non so, è identica alla Beauty Blender. Non so se è simile come applicazione, eccetera. Fatto sta che sicuramente la userò e vi farò sapere. Poi, altra cosina che c'è. Allora, c'è un rossetto color rosso, wow, questo è veramente il colore per me, non so se l'abbiano scelto apposta, ma questo colore è pazzesco, mi ricordo un po' il Russian Red, è un rosso scuro, molto freddo come colore. C'è un eyeliner liquido, vediamo un attimino di che colore è, questo è, wow, è tipo un dorato direi, sì, un oro chiaro, molto molto carino questo. Poi c'è un mascara, questo è il Long For Mascara con questo, vediamo lo scovolino. Wow, è lunghissimo questo scovolino, veramente, cioè è gigantesco, ma vi farò sapere com'è. Poi ci sono due brow liner gel, quindi sono dei gel per sopracciglia. Sono andata ad aprire quello più chiaro, che è quello che diciamo è più adatto a me, insomma, tra i due. Ed è un biondo scuro, insomma, come colore. Poi mi hanno spedito un pigmento, è i pigmenti Inglot. Date un'occhiata ai pigmenti Inglot, sono speciali. Io uno l'avevo preso da Amsterdam ed è tipo un duochrome arancio dorato, insomma, ve l'avevo fatto vedere in quel video secoli fa, se vi ricordate. E questo è, no, non è molto simile a quello. Questo è un pochino più sul dorato rosato. Ha dei riflessi rosa, è stupendo questo colore, credo che abbiano studiato questi colori proprio a seconda dei miei gusti, perché oppure hanno azzeccato in modo assurdo. E poi qui c'è una palette di ombretti, no, io credo proprio che abbiano, si siano studiati i miei colori preferiti, mai ho ricevuto un pacchetto più azzeccato. Questa è una palette con due ombretti, uno è marroncino scuro, questo invece è un po' più un arancio, e sono i due colori che io uso ogni giorno per i miei smokey eye color arancio, quindi è veramente, sono felice perché sono tutti i colori che amo e tutti i prodotti che adoro. E poi invece questa è una palette di blush e terra, oppure blush e illuminante. Devo vedere un attimino se questo colore è abbastanza scuro per fare da terra, ma anche questo, insomma, è una cosa super super azzeccata per me. E poi invece qui c'è un'altra palette, vediamo un po', le loro palette sono tutte, si possono creare, sono molto smart, e questa invece è una cipria, credo proprio che sia una cipria. Poi altre cosine che ho preso a Los Angeles, allora sono tre smalti, due Dior, anzi in realtà questi due Dior li ho presi in aeroporto, che abbiamo fatto scalo a Monaco e li ho presi lì, e sono i due smalti della nuova collezione primaverile Dior, li ho provati già, allora quello rosa l'ho provato in aeroporto, cioè quindi io mi sono tolta lo smalto e l'ho messo in aeroporto ed è venuto anche bene, cioè voglio dire. E sono questi due colori, uno è si chiama Lilac, ma più che lilla mi sembra un rosa freddo, e poi c'è questo Bluette che è un azzurro cielo chiaro, meraviglioso, anche assieme stanno benissimo e sono anche molto instagrammabili. Tra l'altro la foto che ho fatto su Instagram mi è piaciuta un sacco perché questi due colori assieme vengono molto molto bene, sono appunto questi colori primaverili, più che quelli estivi, quelli primaverili mi fanno impazzire, mi mettono proprio gioia. E poi invece da Chanel ho altre cose che vi devo far vedere di Chanel, ma ho preso anche in boutique uno smalto, che è un smalto che io non avevo mai visto qui da noi in Europa, non so se perché proprio non è uscito o se deve ancora uscire, ed è questo che si chiama
Non c'è il nome sulla boccetta, che è stranissimo. Si chiama Shane Or, Shanor, non lo so come si pronuncia, insomma, oro. Ed è color oro. Peccato che io l'abbia provato, mi sta veramente malissimo. Non è un colore che mi sta bene. Io spero di poterlo usare in estate quando sarò abbronzata, perché adesso, vi giuro, non mi sta male. Peggio, cioè è terribile, ma insomma almeno vederlo così nella boccetta mi mette gioia, perché è splendido, però su di me veramente è tremendo. Poi un acquisto che ho fatto con i saldi, queste le ho prese in realtà in Italia prima di partire per Los Angeles e mi sono innamorata. A parte che avete presente, allora questa ve la devo raccontare, avete presente quando tu hai un numero, io ho il 40, ok? Io 39, 39, 40, 39 e mezzo, 40, allora io ogni volta che ci sono i saldi io non trovo mai il mio numero, quindi potete immaginare quando io sono passata per sbaglio, insomma naturalmente sono andata dritta dove c'erano i saldi Gucci, perché ho visto che avevano appunto calzature Gucci in saldo e mi sono detto ok, c'è il 50% di sconto, naturalmente non ci sarà niente del mio numero, i numeri che si trovano durante i saldi, scrivetemi se non è così anche per voi, ma sono tipo il 32, no, tipo il 36, il 37, se avete il 37 vi amo e vi odio allo stesso tempo, ma io purtroppo ho il 39-40 e non trovo mai nulla, durante i saldi ancora meno. Invece questa volta, inspiegabilmente, non so come sia possibile, nevicherà a luglio, sono riuscita a trovare un paio di scarpe Gucci che mi piacciono in saldo, perché a volte ci sono ma sono degli obbrobri. Invece queste, aiuto, mi sta cadendo tutto dall'emozione, queste invece mi piacciono e sono dei stivaletti, è un paio di stivaletti che appunto io ho pagato a metà prezzo rispetto al prezzo originale e sono inspiegabilmente anche comodi nonostante abbiano questo tacco a spillo che però non è altissimo, ed hanno queste borchiette dorate in punta, sono bellissime, io mi sono innamorata appena le ho prese, profumano ancora di pelle nuova e insomma ditemi se vi piacciono, forse indossati rendono di più che vederli così, però mi sono piaciuti subito e insomma a metà prezzo non ci potevo credere. Arriviamo finalmente al mega colpaccio, allora questo è il primo dei due colpacci, in realtà questo non è un mio acquisto ma è stato un regalo del mio ragazzo che appunto mi ha regalato, adesso vedrete, l'avete già visto se mi seguite su Instagram, io non riesco mai a nascondervi le robe, e questa è la scatolina, l'ha scelto lui, non l'ho scelto io, l'ha scelto lui, a me piace molto, ma è l'anello che stavo togliendo per farvelo vedere, ma è l'anello che indosso da quel giorno praticamente ogni giorno, perché sono passati 6 mesi esattamente dalla nostra prima uscita e quindi questo è l'anello che mi ha regalato, che appunto è la doppia C, e poi queste due camelie fatte tutte di brillantini, e i brillantini sono rosa e bianchi, quindi il fatto che siano anche rose, insomma, mi faceva impazzire, mi è piaciuto subito molto, ma non gli ho detto niente perché stava scegliendo lui, e quindi insomma sono molto molto felice di questo acquisto, e quindi insomma me lo vedrete indossare praticamente sempre, cioè lo avrò sempre sempre su. E poi arriviamo al super mega assurdo, pazzesco, mega galattico, potrei continuare fino a domani, acquisto che ho fatto da Chanel proprio a Los Angeles. Sono andata sia da Chanel a Beverly Hills che nell'altro Chanel, che non è nemmeno tanto lontano da Beverly Hills, e solo in questo, nel secondo, ho trovato la borsa che cercavo da secoli. Tante di voi mi hanno detto l'unica borsa che ti manca nella tua collezione è questa, eccetera eccetera eccetera, e infatti l'ho trovata finalmente, non la volevo di colore nero perché ho troppe borse di colore nero, non ne volevo un'altra di colore nero, e questa è la borsa che effettivamente volevo, ta-ta-ra! Questa è la Boy Bag, risulta un pochino più arancio di quello che è, in realtà è un colore nude. E la cercavo con questo tipo di hardware, che è un hardware dorato, ma quelle nuove adesso sono di un hardware color platino che va che sta a metà tra l'argento e il dorato, io invece volevo proprio questo colore qua e non le fanno più, quindi sono riuscita a trovare questa di un colore nude stupendo, la volevo proprio nude e sono riuscita a trovarla, era l'ultima in negozio, è tipo un color cipria, la definiscono loro, era l'ultima e da quando l'ho presa sto usando solo questa, infatti è stato molto difficile farmi foto, selfie eccetera su Instagram senza farvela vedere per non rovinare la sorpresa di questo video haul, perché
la sto usando ogni giorno e mi piace un sacco. Ho preso non... allora c'erano tre misure, questa, quella un pochino più grande e quella ancora più grande che è praticamente una valigia. Questa era la misura che più mi è piaciuta e poi questo colore c'era, era disponibile solo in questa misura qua, e questo è un colore molto molto difficile da trovare, ancora più difficile è da trovare con questo tipo di hardware, e quindi l'adoro veramente. Non ci sta poca roba dentro, nonostante possa sembrare, forse sono io che mi sto abituando a borsette più piccole. Una volta vi ricordavo sempre borsette enormi, ma adesso non mi piacciono più così tanto, cioè mi piacciono in certe occasioni, ma altrimenti mi piace avere la tracolla e sono molto molto più comode. Questa è la cinghietta, insomma l'avete vista, non sono bravissima a descrivere, ma mi sono innamorata letteralmente di questa borsa che è appunto la boy bag. Ve l'ho detto, hanno fatto anche la lady bag, la girl bag, insomma, ma non mi piace per niente. Finalmente ho la boy, che tra l'altro si abbina bene al mio portafoglio, che è identico ma nero. E l'amo. E questo era il mega acquisto, questi erano i mega acquisti, i mega arrivi, insomma questo era veramente un haul assurdamente gigantesco che spero vi sia piaciuto, non so quanto durerà, probabilmente delle ore, quindi spero siate lì comode con dei popcorn spaparanzate in questo momento, che vi siate godute il video. Io vi mando un bacio gigantissimissimissimo, fatemi sapere che cosa ne pensate sull'altra idea del video, sui 5 segreti di bellezza che nessuno sa, e niente, bacio, alla prossima! Ciao!